Buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui nell'ambito di una settimana della domotica e della bioarchitettura. Ringrazio ovviamente Stefano Vaccari, il nostro assessore provinciale, sicuramente promotore di tutte le belle iniziative cui possiamo partecipare. E, dicevo, sono molto contenta di essere qui perché mai avrei pensato a 6 mesi dal sisma, da quella terribile avventura, di poter ricominciare a pensare green economy, risparmio energetico, buone pratiche. Sinceramente per un po' ho pensato che non ci fossero le forze perché ricominciassimo a pensare in questo senso. Ricordo benissimo quando partecipai al convegno di ANAB a Mirandola, in cui cercavo di ricordare cosa avevo fatto di particolare e che cosa, la cosa a cui avevamo aderito. Non ricordavo neanche che avevamo aderito che avevamo redatto il SEAP, non mi veniva la parola, dicevo piano energetico, tanto per dire quanto il terremoto ci ha distolto e dalle cose più, diciamo così, più belle, ci ha riportato un po' per alcuni mesi all'essenziale, quindi al seguire i cittadini nei beni primari che erano il cibo, la salute, la sicurezza e un tetto sotto cui dormire. Per fortuna però noi avevamo firmato il patto dei sindaci e avevamo redatto un SEAP che appunto dettava le linee guida che il comune si impegnava a seguire e se anche io o noi, qualcuno dell'amministrazione un po' avevamo, diciamo, ripeto, allentato, avevamo dovuto accantonare per un attimo queste linee, per fortuna il nostro sindaco non le aveva assolutamente dimenticate e chi ci girava intorno non lo aveva fatto. Tant'è che, e questo anche a spiegare che bene o male il pensare in modo diverso è entrato dentro di noi, nel momento in cui si è pensato alla ricostruzione non abbiamo potuto far altro che pensare a ricostruire non in modo classico, come poteva essere anche dal punto di vista, diciamo, economico forse, ma solo in una prima battuta, abbiamo dovuto assolutamente e voluto pensare a costruire, a ricostruire in una maniera ecosostenibile. Per cui nel momento in cui nella fase di ricostruzione abbiamo pensato a come poter riportare a vivere la nostra scuola d'infanzia, una scuola d'infanzia comunale barra statale che era rimasta inagibile subito dopo il terremoto del 29, e abbiamo incontrato sulla nostra strada una realtà, Rock No War, che ci ha assolutamente aiutato in questa direzione. Rock No War è quell'associazione benefica che ha già da molti anni, dai primi degli anni 90, ha prodotto tantissimi progetti, realizzato tantissimi progetti, soprattutto nei paesi colpiti da guerre e diretti soprattutto all'infanzia o comunque all'edilizia scolastica. E, una volta che questa Rock No War, sede a Formigine, non poteva fare altro che, diciamo, occuparsi anche del nostro povero territorio, povero nel senso per quello che gli era successo. Per cui nella persona del loro presidente Giorgio Amadessi hanno cominciato un po' a girare per i vari comuni e cercare un progetto di costruzione, di ricostruzione di scuola materna già pronto, perché a Rock No War interessava questo, avere qualcosa di pronto per poter partire subito e finire presto e anche avere un interlocutore, diciamo, col quale poter parlare così appena ce ne fosse stato bisogno. E Medolla è il comune
che diciamo, gli ha offerto queste possibilità, perché avevamo già un progetto di scuola materna pronto, avevamo l'area sul quale farlo, ma ovviamente con i soliti disastri dell'economia non si era ancora potuto realizzare, e avevamo anche una rete amicale con Rock No Wall. Per cui si è cominciato ad instaurare un discorso e si è visto che ve n'era la fattibilità. Cioè, bene o male, si sarebbe riusciti a costruire questa scuola. E ovviamente questa scuola, che inizialmente non era progettata come lo è adesso, era progettata con in muratura, una classica muratura, ovviamente con poi tanti ausili tecnologici, risparmi energetici, ma con pensando bene alla strada che noi avevamo intrapreso, questa scuola non poteva che essere costruita con materiali innovativi e anche ovviamente garantendo un massimo risparmio energetico. Addirittura siamo andati oltre, perché questa scuola non consumerà, ma addirittura produrrà energia. Quindi si è partiti, finalmente siamo riusciti ad affidare Rock No War ha praticamente preso in comodato gratuito l'area sul quale costruire la scuola, costruirà la scuola e poi, una volta terminato il tutto, verrà ceduto il progetto, il fabbricato al comune. Medolla quindi si troverà una bellissima scuola materna assolutamente sostenibile, realizzata con materiali innovativi, grazie alla partecipazione di aziende che hanno voluto cogliere l'occasione per mostrare anche le loro peculiarità. Avremo una scuola costruita in due parti, cioè con materiali diversi, una sezione costruita, o meglio un'ala costruita in legno e un'ala invece in polistirene, il tutto comunque garantendo, ripeto, la massima efficienza e il minor consumo. E poi, insomma, una scuola veramente bella. Per adesso ne vediamo un buono scheletro, se posso chiamarlo così volgarmente scheletro, comunque la vediamo, ed è assolutamente una cosa meravigliosa poterci girare dentro e cominciare a capire quali sono gli spazi di cui disporremo. Una scuola che sarà pronta in 6 mesi, salvo inghippi dell'ultima ora, e quindi che potremo probabilmente inaugurare a gennaio. E quindi un grazie assolutamente a Rock No War, a questa opportunità che ci è data, e ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito con Rock No War a portare a Medolla un'opportunità di sicurezza e di bell'esempio, anche dal punto di vista dell'architettura e quindi del risparmio energetico a tutti i medollesi. Grazie. Buonasera a tutti. Sente. In Emilia Romagna, dopo il terremoto, sono state verificate 1040 scuole e solo il 16%, circa il 16% era inagibile, 161 scuole inagibili, tra cui la scuola d'infanzia di Medolla. Grazie alla raccolta fondi di Rock No War, la nuova scuola di Medolla sorgerà proprio vicino all'asilo nido, l'asilo Panda, per dare continuità pedagogica anche, anche perché l'area è un'area verde molto, molto bella e avvolge così, è bella e vicina al centro e molto fruibile. Il vincolo del progetto è stato il collegamento con l'asilo, la disposizione planimetrica è così determinata dal collegamento con l'asilo e dalle due strade, via Firenze e via Milano, che danno accesso alla scuola sul prospetto nord. Le sezioni si affacciano tutte e due sul parco, le sezioni sono 4, si affacciano tutte sul parco con ampie vetrate, oltre al
beneficio del contatto diretto con il verde, le stazioni beneficiano dell'apporto passivo del calore solare nella stagione invernale, durante le ore più calde. Il risparmio energetico è dovuto innanzitutto attraverso la realizzazione di un involucro con elevate prestazioni nell'isolamento termico e nella trasferabilità e nell'installazione di un'impiantistica all'avanguardia, in grado di garantire bassi consumi e di impiegare fonti di energia rinnovabili. A questo scopo la copertura a sud, a monofalda, sarà interamente occupata da un impianto fotovoltaico che permetterà di coprire tutto il fabbisogno della scuola, circa 50 kW. Mentre sulla copertura della cucina, che la cucina è l'elemento, è il blocco proprio vicino all'asilo nido, saranno installati i pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per tutto il fabbisogno di tutto il plesso scolastico. Un display nell'ingresso ci indicherà e visualizzerà i consumi giornalieri della scuola e l'energia prodotta, in modo tale da avere sempre sotto controllo i genitori arrivano a scuola e vedere se hanno una scuola efficiente oppure no. Le aree esterne sono progettate con giochi e percorsi didattici che vedremo alla fine della realizzazione un progetto più dettagliato. La scuola è fatta con coperture monofalda, tutte verso la parte del parco, in modo da permettere l'installazione, la facile installazione dell'impianto fotovoltaico. Come vedete, l'impianto fotovoltaico è realizzato in quella falda lì. Anche i colori della scuola sono stati donati, perciò il colore non è stata proprio una scelta architettonica, ma sono tutte donazioni e in molti casi anche vincoli che vengono dati in progettazione. Però devo dire, la Rocco Nuvore è eccezionale a trovare fondi. Verranno realizzate delle fioriere un po' particolari nella zona parco, in cui i bambini nel loro percorso didattico pianteranno delle essenze e le vedranno crescere nei 3 anni di lavoro nella scuola. La prima cosa che ci siamo domandati è la sicurezza. La sicurezza, perché c'è stato il terremoto, deve essere fatta un'analisi strutturale attenta in tutto e per tutto, anche perché i genitori che portano i figli a scuola devono andare a lavorare tranquilli, pertanto non solo la sicurezza a livello sismico, ma anche una sicurezza a livello degli impianti, sia gli impianti elettrici e meccanici. Abbiamo pensato che dovessero essere non solo conformi alle vigenti norme, che lo devono essere per forza, ma in grado di segnalare malfunzionamenti, perciò già un'integrazione con impianti di domotica. Una progettazione ecosostenibile in cui i fattori ambientali sono determinanti, radiazione solare, vento e luce naturale nella stagione invernale e in quella estiva, in modo da garantire il miglior comfort per chi frequenterà questa scuola. La cosa interessante è che l'unica pietra che è stata posata è quella che è stata posata il 4 agosto. La scuola è costruita in legno nel blocco delle attività libere, tornando indietro, il blocco delle attività libere è questo qua, il blocco delle aule invece è stato costruito in un nuovo sistema che si chiama sistema costruttivo M2 in polistirene, nuovo perché nella nostra zona è poco utilizzato, ma in realtà è una tecnologia che c'è da 30 anni circa. La scuola viene costruita su un lotto che ha una superficie fondiaria di 5.700 metri quadri, ha una superficie coperta di 1.400 metri quadri circa, e con una superficie utile di 1.240. I due sistemi, la parte blocco di M2 cosiddetta in polistirene è 640 metri quadri, mentre la parte in legno realizzata dalla ditta System Costruzioni è di 600 metri quadri.
i volumi sono pressoché identici, tranne che la parte di system. Abbiamo pensato di fare una copertura con una pendenza maggiore per ospitare il fotovoltaico. Gli alunni che previsti per la scuola sono per la massima capienza 30 per aula, 120, 4 sezioni con una sezione mista. È anche interessante la cucina che, come abbiamo detto, a servizio sia del nido che della materna, sarà una cucina altamente tecnologica offerta dall'Angelo Po, per fortuna, e darà i pasti, oltre a tutto al plesso scolastico, speriamo, anche alle altre scuole di Medolla. Dopo la posa della prima pietra, l'8 settembre, abbiamo fatto il primo trattamento. Invece di andare a scavare per trovare il terreno, la buona portata del terreno, abbiamo usato il consolidamento delle terre calce. Il consolidamento delle terre calce dà un ottimo risultato, perché supporta da un consolidamento della terra tramite un procedimento naturale e un procedimento di un carico duraturo per i carichi sovrastanti che ci andremo a applicare, cioè la fondazione. Veniamo ai due sistemi costruttivi. Sistema M2, noi abbiamo usato un pannello singolo in polistirene che da ambo le parti ha una rete in acciaio zincata connessa da ambo le parti, cioè sono connesse le due reti, non sono slegate. È un pannello, la rete viene dimensionata in base ai carichi della costruzione e diventa portante per l'edificio solo con l'inserimento del betoncino armato, che ha un betoncino di 4 cm, diventando tutto per tutto un edificio a guscio monolitico. Perciò lavoro a guscio, non come travi, pilastri, e tutti gli elementi del fabbricato sono struttura portante. Le superfici esterne, perciò, una volta intonacato in betoncino, spruzzato il betoncino, sopportano qualsiasi tipo di finitura, cioè posso metterci un cappotto, posso metterci una parete ventilata, perciò può avere un grosso carico anche esterno. Vediamo un po' come viene fatto, cioè qua siamo già nella fase di che viene spruzzato il betoncino, come con l'intonaco. Oltre al betoncino vengono realizzate altre mani con rasanti minerali in fibra rinforzate, dopo viene inserita la rete in fibra di vetro e infine l'intonaco, il classico intonaco per esterno. Da dove si parte? Noi siamo partiti, come ci hanno consigliato e viene fatto per tutti i due sistemi costruttivi, da un angolo, e abbiamo realizzato piano piano tutta la costruzione. L'angolo e la fondazione devono prevedere le riprese per l'alloggiamento del pannello. Il pannello, vediamo qua, questo è già il nostro cantiere, sono le prime fasi di montaggio del pannello M2, non abbiamo bisogno di macchine per spostare il materiale perché è molto leggero, come vedete. Per legarlo abbiamo utilizzato addirittura poche cose, una scala in cantiere, e la manodopera con poche persone è stato montato in pochi giorni tutte le pareti esterne. Poi vanno rifinite le pareti, vengono inserite sopra ogni architrave queste reti in diagonale, in modo tale che l'intonaco non segni sopra la riporta, ed in seguito nella lavorazione successiva, nell'appoggio del solaio, viene montato il ponteggio e messi i puntelli per il solaio. Abbiamo iniziato l'8 di ottobre, il montaggio è finito la scorsa settimana con l'inizio del gettato del betoncino, perciò è un sistema economico, perché
anche abbastanza economico, veloce per l'installazione, versatile nella progettazione, è facile da manovrare in cantiere, non ha bisogno di gru, di macchine particolari, è un ottimo isolamento termico e acustico in polistirene. E poi la cosa più importante per noi era la sicurezza antisismica e l'antisismico. La ditta M2 è stata molto gentile, l'ha offerto e ce l'ha regalato il suo sistema costruttivo. L'altra parte della scuola viene realizzata in sistema con pannelli portanti in X-Slam in legno. Realizzato dal system. Sapete tutti che l'X-Slam nasce a metà degli anni 90, è formato dalla sovrapposizione di strati di tavole di legno massiccio disposti ortogonalmente fra di loro, collegate mediante incollaggio. Le tavole sono generalmente di abete, di classe di resistenza meccanica C24, spessore dai 15 ai 40 mm. Che vengono giuntati in lunghezza assemblate. Vediamo un po' come viene fatto l'X-Slam. Queste sono le tavole che vengono incollate e hanno con un sistema anche a dita e dalla pressatura vengono incollate in un senso e poi dopo nell'altro senso, prima in verticale e poi in orizzontale. Ogni pannello è certificato PEFC, che è la certificazione per la salvaguardia delle foreste, e marchiato CE. Ecco, anche nella fase del cantiere, come vediamo, viene posato prima un cordolo di fondazione in larice sulla platea. Noi abbiamo utilizzato una platea in larice perché è un legno molto resistente e anche resiste molto bene all'umidità. Dopodiché, sopra il larice viene inchiodato in modo con vite inclinate il pannello in X-Slam che ha una giuntura, vengono giuntati con una specie di pannello multistrato inchiodato. L'architrave è realizzato con pannelli in direzione in fibra con la fibra in modo orizzontale. Proseguiamo, queste sono alcune immagini del cantiere in cui vediamo la posa dell'arice e già la copertura realizzata. Questo nel sistema costruttivo sono l'ancoraggio alla fondazione per evitare il sollevamento e la nastratura in cantiere per la tenuta all'archia e all'umidità. Altre immagini del cantiere mentre stanno montando, qua siamo circa alla fine d'ottobre. Proseguo. Queste sono tutte le guarnizioni che vengono inserite tra il pannello di legno, il cordolo dell'arice e la nastratura tenuta dell'archia. Allora, ci sono andati per la scuola 305 metri cubi di polistirene, in acciaio di diverso diametro 18.500. Il sistema costruttivo M2 riduce del 40% la CO2, cioè in base al trasporto, un calcolo che hanno fatto loro, riduce rispetto ai materiali tradizionali, mattoni, porton e calcestruzzo, il 40%. Invece il legno, come sappiamo tutti, abbiamo utilizzato 200 metri cubi di legno tra X-Slam, copertura lamellare, tavolato di copertura, per un consumo che abbiamo sottratto perché il legno, un metro cubo prodotto, abbiamo sottratto 400 tonnellate di CO2 che praticamente un bosco le riproduce, quello che abbiamo prodotto 200 metri cubi di legno le riproduce in 2 ore, cioè velocemente, è un calcolo abbastanza veloce, cioè un metro cubo di legno prodotto dalle nostre foreste equilibra le emissioni fatte da un'automobile in circa 20.000 km, cioè costruire il legno è certamente significativo. Veniamo alla trasmittanza termica dei due sistemi. Il sistema M2 ha una trasmittanza termica nelle pareti del 0,19,9
mentre System, anche perché doveva mettere un cappotto esterno, è 0,175, perciò abbiamo una trasmittanza media delle pareti opache di 0,18. Mentre gli altri parametri, che sono, sono la copertura e il basamento, siamo più o meno uguali, mentre nei serramenti siamo a 0,78. Allora, i vantaggi per entrambi i sistemi costruttivi sono rapidità esecuzione dell'esecuzione, cantieri sempre puliti e con tempi certi, eccellenti doti antisismiche. Tempi certi anche perché questi pannelli e l'XAM vengono prodotti in stabilimento, perciò si sa anche quanto tempo ci vuole a montare sia un sistema che quell'altro, costi certi perché la quantità di materiale è quella, no, oggi i software ti danno con precisione quanto materiale, quanto scarto, perciò non abbiamo problemi di costi, non abbiamo ponti termici. Rispetto ai sistemi tradizionali, è versatile nella progettazione, sono materiali, nel caso del legno è naturale e ecosostenibile, nel caso del polistirene è sempre un materiale ecosostenibile, i punti da tenere sempre in considerazione sono la protezione all'umidità e l'acustica, che a volte con la, si perde. Allora, la scuola per efficienza e innovazione, utilizziamo un pianto di ricambio d'aria con recupero di calore, illuminazione artificiale con lampade fluorescenti a LED, un impianto fotovoltaico con pannelli in silicio cristallino, la cucina industriale con una preparazione pasti per celiaci e una cappa che non disperde calore nell'ambiente. Ci sarà un collegamento di fibra ottica grazie alla connettività di Acanto, che già ci fornisce della webcam di cantiere, sarà uno che poi farà un progetto sulla scuola materna, e una parte del blocco aule ci sarà anche un progetto didattico sulla stimolazione sensoriale. Qua il cappotto della parte System sono un cappotto in lana di roccia, i cappotti interni in lana di vetro. Non mi sto a dilungare perché il tempo. Allora abbiamo scelto dei serramenti in PVC e un pavimento abbastanza innovativo in antibatterico. Antibatterico che riduce a 99% i batteri, perciò i bambini possono correre e non ammalarsi. Ecco, i consumi della scuola sono stimati in 600.000 kW all'anno, l'impianto fotovoltaico abbiamo detto che ne produce 50, cioè produce 59.900 kW all'anno, l'impianto di climatizzazione invernale consumerà 22.301 kW con tre pompe di calore, perciò l'impianto, insomma, siamo nettamente al di sotto di ciò che produciamo, ma è l'illuminazione interna ed esterna che ci eguagliano nei consumi. La vecchia scuola, che aveva 713 metri quadri, essendo una classe G, consumava circa 12.000 metri cubi di gas, perciò aveva un bel costo, forse con questa scuola, facendola più grande, circa del doppio, non aggrava in nessun modo sul bilancio comunale, insomma, non avrà nessun costo, anzi, addirittura si pagherà anche tutte le manutenzioni all'impianto fotovoltaico, che sono di 1.200 euro l'anno. Verranno installate telecamere di protezione day e night, saranno installate anche un comando locale per la gestione delle tende interne con sistema bus, tutto l'implesso scolastico avrà l'impianto antintrusione, avrà un impianto elettrico con bassissimi cavi a basse emissioni di fumi.
perciò avevamo anche un minimo di domotica installata grazie a sistemi di Act Technology accanto. Grazie.